Questo è un bene per la Sardegna, per tutta l'Italia, perché insomma mi farebbe piacere che più gente si avvicinasse a questo sport e che magari riuscire ad entrare nel cuore della gente, questa è una, sarebbe bellissimo insomma. Fabio, vogliamo ricordare un po'? Sei solo 24 anni e già sei un leader del ciclista. Ma io sinceramente da quando ho iniziato a fare questo sport non ho mai guardato l'età, insomma, ho sempre pensato a far bene, a non perdere anni e a non buttare via del tempo, perché poi te ne penti e voglio dare il massimo in questo sport anche data la mia età. Sei il primo italiano a vincere al Giro qui al Sestrier. Ma questo è un posto che per me ha un... è un sapore particolare, vengo qua ad allenarmi da 2 anni e ringrazio appunto tutto Sestrier, il comune, tutte le persone che mi sono state vicine, sono veramente contento di aver vinto qua. Senti, che effetto ti fa sentire, avvertire così da vicino tutto questo affetto? Ma i tifosi sono stati tantissimi in tutta Italia, veramente mi hanno tifato, mi hanno spronato e anche nei momenti di difficoltà non hanno mancato di darmi morale, quindi il tifo è tutto. Senti, è stata una settimana a due facce, bruttissima all'inizio, bellissima alla fine. Cos'è successo e qual è la chiave di questo cambiamento? Ma in questo sport ci sono dei momenti di crisi, prima parlando con Alberto Contador, proprio lui ha detto che nei momenti di crisi si vincono i grandi giri, lui oggi non è stato benissimo ma si è salvato e questo fa capire come sia facile magari vincere quando stai bene, ma è difficile arrivare lì e perdere poco quando c'è un giorno di crisi. Mi racconti l'emozione del finale di oggi? Ma è stato incredibile, guarda, non avrei mai immaginato poi vincere qua a Sestrier, è uno spettacolo. Fabio, ti chiedo una cosa sola, hai mai pensato anche per un attimo prova a vincere il Giro oggi? Ma noi abbiamo pensato a fare la nostra corsa, ho trovato un Mikel Landa formidabile, come tutti i miei compagni, e sono contentissimo.